ambulanza, stanno uccidendo i bambini, stanno bombardando con le F-16 i bambini nei loro letti, nelle loro camere da letto. E questo è un massacro. Noi, il mondo civile, non può stare in silenzio in fronte a questo massacro, questo brutale massacro. I bambini stanno morendo. Io voglio dire che boicotto Israele, da prodotti di Israele per fermare questa guerra, perché ci sono tanti bambini sono morti, io non voglio vedere questa. Per questo motivo io voglio pure dire che boicotto prodotto di Israele, la politician e la leader del mondo devono venire per fermare questa guerra. Si è fatto molto parlare degli avvisi umanitari dati dall'esercito di Israele prima di attaccare le case o prima di attaccare il nord della striscia di Gaza, ma dove possono andare, visto che dal 2007 non possono uscire né andando verso Israele né per mare, dove persino i pescatori non possono prendere il pesce per mangiare, né attraverso l'Egitto, cioè a fasi alterne, e comunque adesso l'Egitto è chiusissimo. Quindi è una tragica farsa questa degli avvisi, perché le persone lasciano le case, lasciano per che cosa? Perché Israele si rubi anche questa ulteriore striscia a nord di Gaza? E dove vanno tutte queste persone? L'aggressione su Gaza continua per mano dell'esercito israeliano. La situazione a Gaza è drammatica, oramai mancano viveri di prima necessità, acqua, medicinali, corrente elettrica. Ci sono molti campani di solidarietà purtroppo che chiedono l'aiuto sia economico sia materiale per Gaza. Noi ci troviamo oggi per ribadire la nostra voce forte e chiara contro il sionismo e contro l'imperialismo israeliano sul Medio Oriente. L'occupazione della Palestina è la causa primaria di tutto quello che succede nel Medio Oriente. Saremo chiamati di nuovo a una manifestazione di piazza nei prossimi giorni, per cui vi ringrazio e vi prego di essere sempre presente e di stare vicino alla lotta del popolo palestinese. Grazie.